Buongiorno a tutti e benvenuti alla terza puntata di Electric Motor News. Buongiorno Marcello. Buongiorno a tutti e siamo pronti per offrirvi anche un abbondante piatto dedicato al mondo dei veicoli ecologici. Esattamente, perché vi presenteremo dei veicoli ibridi e veicoli sportivi ibridi. Avremo anche delle immagini con il tour di Mercedes-Benz con veicoli a idrogeno dovuto al 125° anniversario della Casa delle Stelle a Tre Punte. Vedremo poi come procede il tour mondiale in barca solare. E anche le impressioni di guida di una macchina che abbiamo guidata, la EcoSeed della Great Wall, dotata di impianto a benzina e GPL. Ma allora iniziamo subito con il primo servizio dedicato appunto al 125° anniversario di Mercedes-Benz, che secondo i tedeschi sarebbe la prima casa automobilistica al mondo. I francesi dicono di no, lì c'è un'eterna diatriba. E adesso sta di fatto che la casa di Stoccarda ha deciso di fare un tour del mondo con veicoli a idrogeno. Vediamo se è. Come parte delle cerimonie di festeggiamento del 125° anniversario, lo scorso 29 gennaio a Stoccarda il cancelliere tedesco Angela Merkel, l'amministratore delegato Daimler AG, Dieter Zesche hanno dato il via al simbolico World Drive, che vede tre vetture Mercedes-Benz classe B equipaggiate con celle a combustibile alimentate ad idrogeno, in un tour di 125 giorni attorno al mondo, attraverso 4 continenti e 14 paesi, ritornando a Stoccarda da dove sono partiti. Con il Fuel Cell World Drive, Mercedes-Benz punta a confermare la maturità tecnica della tecnologia delle celle a combustibile, così come l'affidabilità dei veicoli per l'impiego quotidiano. Nello stesso tempo, la Casa della Stella a Tre Punte coglie l'opportunità per sottolineare la necessità dell'installazione di infrastrutture di rifornimento dell'idrogeno. Il 29 gennaio 1886 Carl Benz ha depositato il brevetto del suo veicolo a tre ruote funzionante a petrolio, brevetto che ha ricevuto il numero 37.435 e che avrebbe segnato un cambiamento globale della mobilità. 125 anni dopo, il 29 gennaio 2011, Daimler AG coglie l'opportunità non soltanto per ricordare la storia, ma anche per dare un'impronta ben precisa per quello che sarà la mobilità del futuro. L'avvio del simbolico tour del mondo ha visto i piloti Mercedes-Benz Michael Schumacher, Nico Rosberg e David Coulthard alla guida dei primi chilometri del percorso. Il viaggio prevede le tappe da Stoccarda a Parigi, Barcellona, Madrid e Lisbona, da dove le vetture abbandoneranno il continente europeo per dirigersi via aerea alla costa est degli Stati Uniti. Da Fort Lauderdale, in Florida, il percorso continua lungo il continente nordamericano lungo il Golfo del Messico per raggiungere la costa ovest a Los Angeles, in California, e percorrendo la costa occidentale si arriva a Vancouver, in Canada, per una percorrenza totale di 7.500 km in un mese. I veicoli partiranno via aerea per l'Australia, dove inizieranno il percorso a Sydney, percorrendo tutta la costa sud del continente, passando da Melbourne e Adelaide, fino a raggiungere Perth, per poi andare in Cina, prima a Shanghai e dopo a Pechino, dove percorreranno oltre 10.000 km, attraversando alcune città del Kazakistan, quali Almaty e Astana, per arrivare a Mosca, in Russia. Dalla capitale russa si va verso il nord Europa, San Pietroburgo, e dopo si va nelle capitali nordiche di Finlandia, Svezia e Norvegia, per poi scendere a sud verso la Danimarca e ritornare in Germania, con stop ad Amburgo per ritornare a Stoccarda all'inizio di giugno. Durante il tour ci saranno interventi politici e convegni riguardo lo sviluppo e lo stato attuale della tecnologia e delle infrastrutture. Mercedes-Benz conta con un partner particolare quale Linde, che con la sua vasta esperienza a livello globale permette di avere la necessaria infrastruttura per rifornire dell'idrogeno le vetture impiegate nel viaggio. Nel 2010 Mercedes-Benz ha consegnato i primi veicoli Mercedes classe B F-Cell,
della produzione in piccola scala prevista di 200 esemplari e che verranno consegnati a clienti scelti in Europa e negli Stati Uniti. L'autonomia di questi veicoli è di 400 km e la ricarica in tempi analoghi a quelli del rifornimento convenzionale di benzina o diesel.